tutti ragazzi, sono Totte98 e qui con me c'è Mr. Tyke. Eccomi qua, finalmente mi vedete. Niente, siamo alle prese in un'antenna, con un'antenna di campagna. Abbiamo attrezzi rudimentali. Antenna abbiamo di campagna, qua, dalle tasche mi esce di tutto. Forbici. Questa è la nostra forbice super tecnologica a laser, ragazzi. Mi esce nastro isolante. Questa inquadra mica facciamo vederla perché è tecnologia americana, ragazzi. Anzi no, che dico americana, giapponese, cinese, quello che cazzo volete. Comunque è una tecnologia veramente nuova. Sono forbici laser, basta impugnarle così con due... un pollice, l'indice, dipende, con la mano ecco, se siamo con la mano destra il pollice va in questo buco, se siamo invece con la mano sinistra, ragazzi, incredibilmente il pollice passa da quest'altro buco. Dai, non sponsorizzare le forbici, vedi, okay, di andare avanti. Il marchio lo copriamo perché non possiamo fare pubblicità. Poi, a parte gli scherzi, ragazzi, allora dalla tasca mi esce anche un coltellino. Vabbè, quello può sempre servire, quella è l'unica cosa che abbiamo di, vabbè, di utile. Niente, ragazzi, allora, a parte gli scherzi, e scherzi a parte. No, a parte gli scherzi e basta. Ok, comunque, niente, abbiamo un problema con questa antenna, che praticamente chi l'ha montata ha montato a massa tutti e due i polli. Cioè, chi l'ha montata è un deficiente. Vabbè, chi ne sa, cazzo, è magari qualcuno che conosciamo, quindi è meglio non dirlo. Allora, praticamente i due poli che dovrebbero essere polo caldo e polo freddo, polo caldo, comunque uno ma è freddo e uno è caldo. Ma che cazzo li spiego? Non ci capiscono un cazzo. Dai, che cazzo insulti, questo posto incazza. No, vabbè, comunque chi insulta è Totte98, quindi Mr. Tech non c'entra niente. Allora, dai, nabbo. Allora, quindi uno è un polo caldo, l'altro è un polo freddo, sicuramente gli esperti si staranno tirando i capelli perché non so quello che dico. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, hanno messo praticamente col polo centrale del filo spinato. È il filo qua dell'antenna, il filo coassiale, dai. Filo coassiale, praticamente è solo un polo, hanno attaccato e l'hanno messo in corto. Non so se è una cosa da fare, ma io credo di no. Allora, smontiamo l'antenna se ci riusciamo. Smontiamo l'antenna. Apriamo, questa è la centralina ultra tecnologica, ragazzi. Non credo che ne vedete altre perché comunque... Anche perché è vecchia di 50 anni. No. Questa è nuovissima, costa un sacco di soldi, costa, ragazzi. 2 euro. No, sto scherzando. 2 euro dai cinesi. Guarda che è troppo. 1 euro forse va bene. Ok. Attenzione, una cosa di buona che c'è che non è dei cinesi. Il cacciavite taglia anche. Allora che cazzo è completo a fare le forbici laser? Vabbè. Forbici laser. Allora. Intanto guardiamo, piccioni che vola, anche se non si vede. Quella che avete visto invece è un'antenna, quella che le ho montata io. Serie è B-banda 7045, se non sbaglio. Vabbè, comunque. 7245. Per un radiotelefono e quella è veramente una buona antenna. Sì, ma poi c'è quella di là in casa che... è della? Non mi ricordo. È una marca famosa. ZG. No. Della ZG, se non sbaglio. Spam. Sì. Vabbè, comunque un'antenna buona, non mi ricordo. Vabbè. Allora, smontiamo l'antenna qua della TV. Da vedere. Non è mia, è l'antenna. Allora, già sono cadute due cose di sotto. Se fosse stata la mia l'antenna, sarebbe stata un altro tipo d'antenna innanzitutto. Già sono cadute due cose di sotto. Vediamo se arriviamo a tre. Qua, visto che non qua ho dovuto fare due volte Speedy Gonzales qua. Allora, mi sono buttato giù. Di smontarla perché così non lavorerà sopra. Ce n'è batteria? Ce n'è batteria? Boh, credo di sì. La schiaccia sullo schermo lì. Ma che non lì. Ah sì. Vabbè, dai, sì che ce n'è, dai. Ok, va bene. Tanto poi. Il GPS si è collegato. Boh. Ma questa qua ci chiedo poco che la smonteremo. Vediamo un po' senza spaccare. Tre quintali di sfido ci ha messo. Okay. Non Mr. Tyke né Totte 98, ma. Colui che l'ha montata. Vabbè, dai, sì, basta. Abbiamo capito. Ok. Sta a vedere l'antenna di sotto. Ok. Adesso credo che così si veda meglio. Sì. Dite che si vede bene. Ma non inquadrare per terra! Sto inquadrando l'antenna. No, invece dico qua, così soltanto penso che si veda bene, no? Ok. Ma no, dire che prende. Angelo, prendo un pezzo di cavo e attaccalo al tubo. Ok. Vabbè. Ok, allora. Casa del Totte 98, laggiù non si vede. Meglio che non indicare. Sì, perché adesso arrivano. Certo, guarda che comunque il video è collegato col GPS, se non sbaglio. Vabbè. Lo rimuoveremo. Comunque, ma vaffanculo. Da YouTube. Allora, il due ci possiamo mettere. Anche perché siamo appesi a un muro, inquadra di sotto. È poco inquadra, alto. Inquadra lì il muro come sottile. Sì, ma l'ho già fatto vedere prima, però dai. Oh, ma devi tirare. Sì, ma cadiamo di sotto, ragazzi. Di sotto che poi vedrai che ci cadi di tre. Va bene, tanto poi lo devo andare a recuperare. Un culo, mi stavo cappottando. Allora, facciamo vedere l'impianto. Ma ecco, eccolo qua. Questo è l'impianto, quello che dicevo prima, che era stato messo tutto quanto in corto. Impianto Massoxone si chiama.
Adesso vedremo di fare quello che si può, ovviamente. Con gli attrezzi che abbiamo qua, ben poco. Una pinza non potevi portarla su. Che me ne fabbrico? Metti pausa, va, che c'è una pinza. Andiamo a prendere la pinza. Rieccoci, mi sono spaccato un ginocchio per andare a prendere la pinza. Allora, abbiamo trovato una pinza ultra sottile, questa qua, per la nanotecnologia, ragazzi. Non so se riuscite a trovarlo neanche su internet, non penso, perché è sottile. Come fare lo zoom bene. E per la nanotecnologia. Abbiamo anche uno zoom ottico veramente fatto bene, manuale. Manuale? Vabbè, basta, dai, basta. Basta che sto venendo a vomitare la gente. Allora. Bene. E invece poi abbiamo trovato veramente un prodotto utile, ma veramente utile. Cioè, questa qua è una cosa, cioè, quando l'ho visto sono rimasto sbalordito. Questa è una forbice, cioè, che questa qui a laser non ci fa niente. Copriamo il logo. Non ci fa niente, cioè, questa qua è una forbice wireless. Cioè, wireless significa senza fili, questa qua non ne taglia fili praticamente. Senza fili, senza fili. Ecco. Un camion che passa. Vabbè. Vabbè, basta, silenzio totale questa. Dopo questo ce ne possiamo anche andare. Ciao a tutti. Da Luca è tutto. Va bene, ciao. Allora, vediamo un po' se riusciamo a non cadere giù. Sì, io smonto con le forbici. Nice. Qua tra un po' facciamo una banca, ragazzi, come un negozio qua. Allora. Oh, ah, sei un attimo frizzato. Aveva freddo. Allora. Questa forse si smonta. Mi sa che ci andava una 8, una 7 qua. C'era la 7 lì sotto. Vabbè. Allora, adesso passiamo alle cose serie. Cioè, come rompere l'antenna? Tanto questo è giusto, mi sa, Mr. Sike. Questo mi sa che... Ah no, è un po' rucinito. Un po' bestemmiare. Bestemmiare in modo retorico, perché qua... Porco. Siamo contro le bestemmie. Allora, fammi chiudere la tasca prima che escano le farfalle. No, adesso ci devo aggiungere l'effetto e poi escono le farfalle. Con no. La tasca aperta. Ah... Allora, ragazzi, se vi siamo simpatici o cosa, adesso facciamo un po' di spam. Se volete scrivere, se volete mettere un mi piace al video, magari iscrivetevi al canale del cameraman, che in questo caso è Totten98, o al mio canale, che sono lo stupido che sta parlando in questo momento e che sta smontando l'antenna. Il suo è youtube.com/Totten98 e il mio è youtube.com/TheMrTyke. Mr. Tyke non era disponibile, ho dovuto mettere THE Mr. Tyke. Copione. Perché copione? Ah, visto pare. Ma vaffanculo. Qua? Come siamo messi di condizione? Qua sembra che aveva preso anche fuoco un cavo. Guarda qua. Guarda qua. Sì, è sì. Nero fuoco. No, mi sa che è più un nero vernice quello. Non è sai nero. Sai che vernice. Non ho giorno. Allora, qua porta randelle. Non c'è. Io non mi ero accorto. Inquadra qua. Non mi ero accorto che il mio pantalone aveva una tasca porta dadi e rondelle, ragazzi. Cioè, è una cosa spettacolare. Cioè, io ho indossato questi pantaloni per parecchio tempo e non mi ero reso conto che aveva una tasca porta dadi e rondelle. I piccioni. Ok, erano colombi. Okay. Vabbè, volano. I piccioni. Volano. Ok, erano colombi. Ok, qua sono curioso di vedere che mastruzzo ci sia qua dentro, perché vedo che escono due cavi. Si chiama barbatrucco. E questo è il barbatrucco. Allora, il barbatrucco è che non si smonta neanche. Allora, sto dado lo mettiamo qua dentro. Visto che l'ha appena scoperto sta cosa, dobbiamo anche usufruirne, perché... Allora, possiamo anche usufruire di un cacciavite. Ok, allora. Pinchia? Beh, fatto bene, ma si vede. Sì, sì, sì. Nice. Dai, finisci di zoomare. Faccio lo zoom. Dai, Stefano. No, con lo zoom si è visto bene come era di merda. Scherzi. Ah, ecco perché qua ha preso fuoco. Non ha preso fuoco. Ma sì, non l'ho visto. Ah, sì, lì, sì. La prossima volta ma perché è stato alimentato? Perché è stato alimentato? Cioè, perché sotto l'alimentatore... Si vede che l'ha messo in corto e ha preso fuoco. Scusa, ma la massa dove la prendeva? Da nessuna parte? No, no, praticamente prendeva questo poco filo che c'era lì. Ah, ecco. Okay. Allora, adesso facciamo un lavoro. Dobbiamo tirare fuori il filo. Adesso è un po' un casino. Allora. Tac, tac. Tac, ok. Tieni, ecco, con la tua panza. Panza che ti ripanza. Ragazzi, se mi dico su sto muro, sì, è abbastanza largo, però mi cago addosso lo stesso. Sotto le piante c'è il vuoto. Fai cadere una pietra? No. Quella lì. Madonna, che palle. In che cade una pietra, ok, cade giù di sotto. Mi ha risolto il problema. Ok, ho finito di cadere. Che è che strilla qua in giro? Allora. Guardate che vallata piena di boschi, ragazzi. Piena di boschi, tutte quante cose, steppe, che cazzo è, come si chiamano, non lo so. Beh, se non ci fosse stato un incendio.
Allora, adesso qua bisogna fare un mastruzzo, perché bisogna farne uno abbastanza lungo. È un barbatrucco abbastanza corto. Penso che questo... Volevo recuperarlo. Dico che funziona molto bene, possiamo utilizzarlo così, via. Ok. Ah, nel mio ginocchio, mi sono paralizzato prendendo la botta. Allora. Vediamo un po' se riescono... Che botta. Le forbici wireless riescono a tagliare... Prendi le altre, va. Si riescono a tagliare il video, ho detto, il filo. Non lo so, non ci ho fatto caso. A quanto siamo arrivati di megabyte? Ma che ne so, megabyte 88. Ah, voglio ancora. Credo, spero, che non siano 8000. Porca trota. Che non siano 800. No, vabbè, sono 80.000? Sono 89. 89.000? Sì, sì. Allora sono 80 mega. 90 mega, cioè quasi. Mo sono 90 mega. Cioè, mi sta stancando la mano, sono già 10 minuti di video. 10 minuti di video, però ancora non riesco a tagliare. Mister Tabacco. Dobbiamo fare un video che giochiamo a Bandiero. Vediamo. Da fare. No, non posso perché... No, non posso. No, ci danno il copyright per la canzone. No. Vabbè, sbagliamo una nota. No. Madonna, che nabbo che sei. Vabbè, ballina notte non è più la stessa la canzone. Dove sto inquadrando non lo so, però forse le mani di mio cugino, non lo so. Ma niente. Ma niente. Okay. Se togli il tuo coccione riesco a inquadrare. Oh, ma non è colpa mia se non è attaccata al collo la testa. Te la taglio io, basta che me lo chiedi. Cioè, io sono gentile, non è che... Sembra che la forbice... Allora, rischiamo un po' di... Plasticume. Ok. Forbice tecnologica posata, wireless. Allora. Diamo una mano con la manina a tirare il cavo. Il cavo mi sa che è un po' corto. Dobbiamo tagliarne ancora un po'. Era perfetto. E barba truccando perché si è stancato, me ne voglio andare a casa. No, anche perché comincia a fare un pochettino freschetto. Ma giusto un po', sono solo le... Che ore sono? No, che telefono opaco, non dice l'ora. È talmente tecnologico che non te lo dice perché te l'ha trasmesso già nella mente questo telefono. 5:30. Ragazzi, non siamo su un iPhone, eh? E non fare commenti sull'iPhone perché sennò la gente che c'ha l'iPhone si offende. Allora sì, l'iPhone, Apple, Non hai una voglia, io me l'ho già stancato. Cosa? Io me l'ho già stancato comunque. Perché dovevamo fare il cavo un pochettino più lungo. Niente, fai una cosa, metti in pausa il video, sennò qua facciamo un video di 100.000 mega. Ma sì, dai, ma metti in pausa, dai, che poi dopo riprendiamo. Da busca. È chiuso? No.